Buonasera, sono Mauro Abbadini, sono di Gorno, un paese della Valle del Riso, composto anche da Oneta e Gorno, i due paesi della Valle del Riso. E da alcuni anni sono tornato, dopo svariato tempo passato in giro per il mondo per il lavoro, sono tornato al mio paese e ho cominciato a recuperare, appassionandomi sempre di più, alla storia antichissima della mia valle, una storia legata ad uno dei lavori sicuramente più antichi della zona, il lavoro delle miniere e dei minatori. E la Valle del Riso, ecco, la Valle delle Miniere, come la chiamo io, perché abbiamo all'interno, sotto i nostri monti, un patrimonio inestimabile in gallerie, circa 250-300 km di miniere che fanno della nostra valle appunto il secondo posto in Italia con più tante miniere sotto i monti. Miniere che venivano scavate dai minatori per cercare minerali dello zinco e del piombo, calamina, blenda e galena. Blenda e calamina per lo zinco e galena per il piombo. Una storia antichissima, più di 3.000 anni di storia, ci possiamo permettere di raccontare di questa nostra valle. Annoveriamo fra i visitatori, diciamo fra i ricercatori del nostro minerale, anche gli antichi etruschi, anche gli antichi romani. Leonardo da Vinci è stato anche lui in Valle del Riso, abbiamo delle testimonianze che confortano questa sua presenza, in particolare dei disegni dei nostri monti. Il Monte Arera, il monte principale della zona, è una cartina geografica in cui è segnata anche la Valle del Riso e i paesi della nostra valle, attualmente conservati al Museo Reale di Windsor. Ecco, sono tornato al mio paese e ho iniziato una piccola attività agricola e in cui diciamo, ho inserito, perché poi mi sono interessato al poter, diciamo così, portare a visitare questa, diciamo, azienda agricola, le scuole, i turisti, eccetera, ho inserito diciamo, il ricordo, il recupero della storia delle miniere. E all'interno della proprietà abbiamo appunto una miniera che fa parte di quei 300 km di miniere della nostra valle e che è stata recuperata a livello turistico. È stata attrezzata con dei macchinari, con delle attrezzature e lungo il percorso che proponiamo appunto si racconta la storia antichissima della valle. Ci sono dei momenti in cui dei momenti sensoriali, chiamiamo come li chiamiamo noi di questa visita, ci mettiamo tutti al buio e vediamo il buio totale, ci mettiamo tutti in silenzio e si sente il silenzio assoluto, dei momenti particolari che appassionano sicuramente i visitatori e i turisti. Ci sono delle tante storie, praticamente tutto quello che riguarda l'arte figurativa rappresentata anche da queste, diciamo, centilene, la cosiddetta luce dei minatori, che ricorda questa storia. C'è tutta un'arte popolare che riguarda i canti delle miniere, c'è anche un gruppo che ricorda le donne che anche loro lavoravano in miniera, un gruppo folcloristico delle taissine. Le taissine sono rappresentate anche in una di queste centilene, ecco, erano le donne che al di fuori delle miniere setacciavano e sminuzzavano le pietre preziose come le raccontiamo noi per poi portarle alla lavorazione finale. Pietre preziose, ecco, che venivano portate all'esterno della miniera anche dai cosiddetti galeci, i bambini che a volte anche a 8-9 anni lavoravano in miniera per portare all'esterno questi sassi che poi venivano lavorati dalle taissine. Diciamo che una cosa particolare che riguarda, diciamo, la visita che noi proponiamo è anche la visione, diciamo così, il funzionamento della luce del minatore, come la chiamiamo, una luce abbastanza moderna. Sicuramente nei tempi antichi non c'era la centilena, c'erano le luci ad olio, le luci col grasso degli animali, la luce delle candele, le torce, eccetera. In epoca moderna, diciamo circa 110 circa anni fa, 1894, il brevetto di una prima di queste lampade, hanno inventato, ecco, la centilena, la luce del minatore, come la chiamiamo, che funziona con l'acqua e con i sassi, acqua normale e sassi speciali, logicamente sassi speciali che devono essere tenuti conservati in un vasetto, perché se è dimenticato aperto questo vasetto, il sasso, il carburo cosiddetto, ecco, si svanisce, diciamo si polverizza.
un sasso artificiale, questo non è un sasso naturale, bisogna costruirlo, diciamo, l'uomo mischiando alcune sostanze ottiene questo sasso, il carburo, come abbiamo detto, che ha anche un odore particolare. Ecco, il funzionamento della lanterna, della centilena, come la chiamiamo noi, avviene in questo modo. Allora, nella parte sopra ci mettiamo l'acqua. Nella parte sopra viene inserita l'acqua. Nella parte sotto, invece, la nostra centilena, ci si mette il carburo. Poi le due parti della centilena si uniscono. Il metodo per avere la luce qual è? Aprire il rubinetto della parte sopra della centilena, lascia gocciolare un po' di acqua, unendo le due parti della centilena all'acqua gocciola sopra i sassi, e quando cade sui sassi succede una cosa particolare, una reazione chimica che produce un gas chiamato acetilene. Ecco qua, l'acqua cade, il gas viene prodotto dalla reazione chimica, piano piano il gas sale, esce da un forellino posto qua sopra, e adesso è un gas infiammabile che possiamo accendere, e questa è, ecco qua, questa è la luce che i minatori avevano quando andavano in miniera, una luce che all'esterno non fa nessuna luce, ma da sola questa fiammellina è sufficiente per illuminare la miniera al minatore. Ogni minatore durante il suo lavoro aveva a disposizione una di queste attrezzature, potremmo dire l'attrezzo più importante che aveva durante il suo lavoro, perché ritrovarsi senza luce diversi chilometri all'interno delle miniere, ritrovare la strada era una cosa abbastanza difficile.